Ciao Demetrio, come ti ho detto, facevo vederti come cambiavo gli ingranaggini sul motore di avviamento. Naturalmente, come a me piace, trovare ricambi compatibili e sempre più performanti. In poche parole, come puoi vedere, gli ingranaggini che ho preso sono rispettivamente uno più grande e un altro più piccolo. Per far sì che il motorino di avviamento si affatica di meno e riesce a far girare il motore, riesce a far girare il motore in modo che quando si hanno motori molto compressi, il motore di avviamento riesce a mettere in moto il motore e non utilizzando sempre la pedivella. Questo è il pignoncino che andrà vicino il motore di avviamento con la spina, e questo è il pignoncino che andrà vicino all'alberino, cioè dove esce la molla fuori. Tutto questo però è chiuso a pressione. In poche parole, ha uno spinotto che va riscaldato per dilatazione termica e va pressato all'interno qui. Io già l'ho estratto, come puoi vedere, un po' nero perché naturalmente ho utilizzato il cannello per far fuoriuscire questa boccola. Ho messo il pignoncino nella morsa qui, il vecchio. Infatti si è spaccato anche un po', questo materiale fa proprio schifo. L'ho messo nella morsa a stretto e ho riscaldato questo e dando qualche colpetto con il martello sull'alberino. Ho fatto fuoriuscire lo spinotto. Come puoi vedere, non entra facilmente. Dopodiché si mette il pignoncino, lo spinotto e si sigilla tutto. Vuoi mettere un attimo pausa? Ingrassato gli ingranaggi e messo un po' di grasso nel cuscinetto che sta di fronte al cover di alluminio, si cerca di centrare prima l'asse nell'alberino nel cuscinetto e poi si dà qualche colpetto e fa scendere il cuscinetto ed è un. Dopodiché si mette il fermo seizure, lo si fa ruotare un poco, ok, si mette l'ingranaggino, verificate che faccia questo movimento, questa molla, la svasatura della molla del comprimimolla verso il basso. Poi c'è un fermo, se lo trovo, che va qui, e lo si stringe. Ecco qua.
Sapete che c'è il coprimolla che è qui, lo si spinge sopra e poi si cerca di piegare un poco le punte sotto per evitare che esca. Anche se può andare anche senza il coprimolla, però se c'è si mette, no? Dopodiché passiamo al motore di avviamento. Mettiamo il pignone, normalmente ingrassiamo, già avevo applicato il grasso. Ci sta un verso dove ha il foro un po' più grande e un altro più piccolo, perché la spina è conica, si abbassa. Ah, vi volevo dire, questi sono componenti di moto di riduttori, di piccole dimensioni. Siete liberi di cercarle come volete su internet. Naturalmente vi smontate il vostro motore di avviamento e ve lo trovate. Poi, chi ne ha bisogno in privato, posso aiutarlo. È andato così. Dopo vi faccio vedere il test sulla Vespa. Perfetto. Si riassembla questo e questo insieme. E datemi un attimo il tempo e vi faccio vedere. Ho una batteria di 12 volte 12 ampere. Questa è la carica che segna. E il motore è partito. Praticamente la Vespa non è molto carica la batteria. Però ho una compressione che fa paura. Ho